André Venien, conosciuto anche con lo pseudonimo Roland Kemen, nato nel 1942 e mancato, ahimè, già l'anno scorso, nel 2015, è stato un compositore belga. Il padre, ferroviere, ma anche buon suonatore di sassofono, lo iniziò alla musica regalandogli prima un suo vecchio flicorno e poi regalandogli una tromba. Cresciuto, si iscrisse al Conservatorio di Mons, dove si diplomò in tromba e composizione. Il suo repertorio comprende opere pedagogiche, musica da camera, musica per orchestra sinfonica e per banda e dal giorno d'oggi conta più di 300 composizioni edite in tutto il mondo. Compositore poliedrico, si nasconde dietro vari pseudonimi secondo il genere delle sue composizioni. Al centro della sua attività musicale è stata la ricerca di un genere che potesse sfruttare allo stesso pieno le potenzialità dell'orchestra sinfonica e della banda. La storia delle origini di Diagram for Symphonic Band è un po' curiosa. André Venien stava pranzando insieme al suo grande amico Jean-Marie Vivier, noto cantante canadese, e a Jean Plaquet. Come ringraziamento per questa amicizia, egli ha voluto dedicare una composizione per l'orchestra di cui Vivier è stato presidente per 20 anni. In relazione a questo, Venien ha cercato qualche informazione in più circa i 120 anni di storia di questa formazione, che è sempre stata guidata da un membro della famiglia Vivier. Utilizzando un diagramma in cui Vivier ha disegnato le linee storiche di questo gruppo più che centenario, Venien ha dato l'unica cosa che restava da fare, trasformare questo diagramma in musica. Diagram è una composizione di ampio respiro. La sezione di apertura è caratterizzata da una misteriosa atmosfera. L'orchestrazione varia e complessa valorizza particolarmente la poliritmia e il romanticismo, onnipresente. Riflette mirabilmente la quiete e la serenità di certe pagine. Il resto dell'opera è caratterizzato dal dinamismo. Le percussioni creano un ambiente dove i contrasti ritmici, tecnici e sonori si intrecciano senza discontinuità. La conclusione grandiosa è abbellita meravigliosamente dalla spontaneità trionfante di ogni strumento dell'orchestra. Grazie Elena. Un'ultima annotazione. André Venien è stato un caro amico delle bande valdostane, in particolar modo di questo festival, di cui ha fatto parte della commissione d'ascolto, e un pensiero grato a lui deve proprio partire da questo pezzo, da questo momento a lui dedicato. Dunque, Diagram, per dirlo in francese, di André Venien, dirige Livio Barsotti.
Siamo purtroppo arrivati alla fine di questa serata, avremo ancora l'ultima esibizione della banda La Liretta di Nus. L'ultimo brano lo presenta Giancarlo, che conosce bene questo compositore giapponese. Grazie Elena. Beh, io di giapponese conosco solo il Fujiyama, perché con la banda di Kurumiya ci abbiamo suonato in cima. Vero? Nel 2002. Suite of Celtic Folk Songs è composto da tre movimenti. Il primo è March, il secondo è Air, il terzo è Real. È una trascrizione per banda dovuta a Toimiro Tatebe, che è un moderno compositore, direttore d'orchestra e insegnante di musica giapponese. Tatebe si è laureato presso l'Università di Komazawa di Tokyo, dove ha principalmente studiato letteratura giapponese e musica, sassofono e composizione. Come direttore d'orchestra ha lavorato per la wind band Itoigawa di Niigata e come docente presso la Ryukyu University Wind Band dal 2002 e anche docente presso la Tamagawa University, nonché direttore della Tamagawa Gekkuen Jotor Ice Division Wind Band. Come compositore ha prodotto molte opere originali per orchestre e musica da camera. Questa suite per orchestra di fiati in tre movimenti, come vi dicevo, si basa su tradizionali melodie irlandesi tramandate dai discendenti dei primi Celti e segue lo schema classico veloce, lento, veloce. Si apre con una marcia tradizionale irlandese guidata da un caratteristico tamburo accentato e da un effetto sonoro che ricorda la cornamusa. Prosegue poi il brano con un'aria bella e nostalgica dal titolo Yellow Village Gate in gaelico, la prima lingua dell'Irlanda. Qui un piccolo assolo presenta l'immagine di un semplice piffero. Si conclude il brano con Reel, una danza tipica irlandese dal ritmo molto veloce. L'ultimo brano in programma per questa serata, eseguito dalla Liretta di Nus, Suite of Celtic Folk Songs, dirige il maestro Livio Barsotti.